Domenica scorsa a Verzuolo, presso il Palazzo Drago, nel corso del 38° congresso di Confartigianato Cuneo, si sono svolte le votazioni per il rinnovo della presidenza territoriale e Luca Crosetto è stato eletto nuovo presidente di Confartigianato Cuneo e noi lo abbiamo invitato in frequenza. Benvenuto, presidente. Un saluto a tutti, grazie. Dunque, è un ruolo importante. Da cosa si comincia? Quali saranno le sue priorità? Innanzitutto cercando di superare l'emozione dell'altro giorno, penso, perché comunque diventare presidente della più grande, ritengo, associazione delle piccole e medie imprese del territorio cuneese, nonché la seconda a livello nazionale con oltre 9.000 iscritti, è diciamo una grande responsabilità. Quindi insieme ai miei due vicepresidenti, Giorgio Felici e Daniela Balestra, diciamo, abbiamo superato l'emozione del primo giorno e adesso ci stiamo concentrando per preparare quelle che saranno le linee un po' programmatiche dei primi mesi di questa nostra avventura che durerà 4 anni. I primi lavori. Sicuramente abbiamo da realizzare quella che abbiamo raccontato l'altro giorno durante il congresso, che è questa visione diversa che vogliamo preparare dei prossimi 4 anni. Noi siamo consapevoli che i prossimi 4 anni saranno 4 anni di cambiamenti repentini anche all'interno del mondo delle piccole imprese. Imprese 4.0 entrerà in maniera importante anche nelle nostre piccole imprese, tutti ne saremo coinvolti. Noi abbiamo il grande compito nei prossimi 4 anni di anticipare questi cambiamenti. E se saremo bravi, coinvolgendo i nostri tanti dirigenti sul livello provinciale, nonché regionale e nazionale, noi potremo anticipare i cambiamenti sia dal punto di vista sindacale piuttosto che dei servizi ed essere quindi pronti attraverso la nostra grande organizzazione di Confartigianato Cuneo anche qui ad offrire servizi sempre più aggiornati al passo con i tempi per essere a fianco dei nostri imprenditori. Quindi i prossimi passi saranno la costituzione della giunta, un consiglio provinciale all'interno del quale andare a attribuire quelle che secondo noi dovranno essere delle deleghe diffuse, perché io e i miei colleghi vogliamo essere per prima cosa e continuare a essere imprenditori artigiani e sicuramente diventare attori e dirigenti all'interno del mondo di Confartigianato, ma avremo bisogno dell'impegno da parte di tanti nostri colleghi, perché riteniamo che il compito di 4 anni sia un compito importante che vada seguito attentamente da tutte le ancorazioni. Grazie Presidente, noi salutiamo Luca Crosetto, neo presidente di Confartigianato Cuneo. Alla prossima e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti.